Possiamo portare il panino in spiaggia, sì. Ma certo che lo può portare, ma per chi ci ha presi? Non è che succede come a Gallipoli che una signora non è stata fatta entrare perché portava una borsa frigo con gli alimenti di suo figlio? Celiaco? Purtroppo c'è chi per soldi fa di tutto. Non esiste alcuna legge che vieta l'ingresso al lido balneare con alimenti e bevande che provengono dall'esterno. Quelli fanno così perché vi obbligano a comprare da mangiare nei chioschetti della spiaggia, dove un panino costa il triplo e una bottiglietta d'acqua costa il quadruplo. Fossero tutti come lei. E invece c'è sta chi se ne approfitta. Purtroppo c'è chi per soldi fa di tutto. E poi vogliamo impedire a questo bel bambino di respirare un po' di aria di mare? Ma si vede che lei è una brava persona. La spiaggia è un bene di tutti. Noi organizziamo soltanto gli spazi con sdraio, ombrelloni. A proposito, noi abbiamo soltanto 50 euro. Io e mio figlio per tutta la giornata dove ci mettiamo? Prima fila, seconda fila? Ma manca ancora tanto? Un altro pochetto e siamo arrivati. Ma questa è la strada che abbiamo fatto per arrivare, questa è la provinciale. Altri 500 metri sulla destra. Ma l'aria di mare dove sta? L'aria di mare? Dove sta la spiaggia? Di là, viene tutta da là. Beh, io direi che meglio è così e non potevate trovare. In mezzo a un parcheggio. C'è di buono che da qui potete controllare anche la vostra automobile. Sai in quanti stabilimenti c'è chi se ne approfitta per fregarvi la macchina? C'è chi per soldi fa di tutto, eh?